Ben ritrovati amici di Tecno Android, vi sto presentando in anteprima Noa N1, un terminale entry level che però si presenta in modo piuttosto interessante. Noa N1 è uno smartphone piuttosto compatto, nonostante sia dotato di un pannello da 5,5 pollici con risoluzione HD in un formato 18 noni. Dal punto di vista estetico è disponibile in tre colorazioni, questa blu, oppure è disponibile anche in silver e in nero, ma come possiamo vedere in tutte e tre le versioni è molto molto lucido e sicuramente da quanto pare poco oleofobico. Posteriormente ha una doppia fotocamera da 13 megapixel e 5 megapixel insieme al flash LED e il sensore per lo sblocco con l'impronta digitale, mentre la fotocamera frontale anch'essa da 5 megapixel. Ha una batteria interna da 3000 mAh e un connettore solamente Type-C posto inferiormente, dove trova uno spazio anche il speaker e il microfono, mentre dal fianco sinistro troviamo invertito rispetto al solito fianco destro il carrellino per le SIM, e sul fianco sinistro il tasto di spegnimento e accensione e bilanciere del volume, come dicevo, infatti scelta abbastanza anomala. Per quanto riguarda invece la parte software, come si nota è un'esperienza di uso totalmente stock, nessun tipo di personalizzazione, mentre dal punto di vista del sistema è basato su Android in versione 8.1. Sarà disponibile nel nostro mercato a partire dalla fine di marzo, al massimo primi di aprile ci hanno garantito, ad un prezzo di circa 150 euro, variabile in base alle tasse delle varie nazioni.